Benvenuti e benvenute alla nuova puntata di Scacco Matto, il podcast di geopolitica.info. Con Scacco Matto parliamo della vicenda che sta catalizzando l'attenzione di osservatori e protagonisti della realtà internazionale, la sfida all'ordine liberale. Affronteremo le soluzioni adottate in sua difesa dagli Stati Uniti e dai loro alleati, così come le ragioni dell'insoddisfazione e le politiche dei suoi principali sfidanti, Cina, Russia e Iran. Io sono Arianna Colaiuta, Junior Fellow di geopolitica.info. In questa puntata parleremo di come la crisi dell'ordine liberale abbia avuto un impatto sulle dinamiche dell'Africa subsahariana e sulle strategie degli attori internazionali nella regione. Il nostro primo ospite oggi è Mauro Garofalo, responsabile delle relazioni internazionali della Comunità di Sant'Egidio. Vista la sua esperienza pluriennale come mediatore in Africa subsahariana, vogliamo chiederle quali conseguenze ha avuto sulla stabilità dell'area e sul successo delle missioni di peacekeeping la crisi degli Stati Uniti come potenza guida dell'ordine liberale. È una domanda molto interessante, ti ringrazio per avermela posta. Sant'Egidio ha la comunità di Sant'Egidio ha un'esperienza diretta di dialogo con la diplomazia americana e con l'interlocutore Stati Uniti. Ricordo qualche mese fa la visita del segretario di Stato Mike Pompeo a Sant'Egidio proprio per discutere di molte cose, ma anche e soprattutto di questioni africane. Gli Stati Uniti hanno un grosso impatto in Africa, anche se dobbiamo premettere, ci troviamo in concomitanza di un traumatico cambio di amministrazione, forse il più traumatico che si ricordi da qualche tempo. Una contesa elettorale durissima e avuto vari risvolti sociali molto forti, un paese diviso. In generale direi che l'amministrazione americana, la corrente, quella di Joe Biden, sta cercando di cambiare rotta, di recuperare affannosamente il terreno perso, soprattutto per quanto riguarda il multilateralismo, che prima era stato, si può dire, rifiutato in blocco. Per quanto possiamo capire, l'Africa non è la priorità numero uno degli Stati Uniti, non lo era sicuramente con Trump, ma forse non lo è nemmeno oggi. Dobbiamo aspettare molte cariche importanti al Security Agency, allo State Department, devono ancora essere effettuate e confermate dal Parlamento, dal Senato. Ci sono altre priorità, c'è la crisi ucraina, difficile rapporto con la Russia, la rete di alleanze del Pacifico, il protagonismo cinese, il Medio Oriente, la Siria, Iran, Israele, Iraq, Afghanistan, sono tutte priorità, forse più in alto nei valori di quanto non sia l'Africa. Tuttavia gli Stati Uniti sono presenti in Africa e sono presenti con molti volti, non solo quello della politica internazionale. C'è una rete diplomatica molto diffusa, molto più di altri paesi, è una voce ascoltata dai vari governi, non sempre, ma ascoltata. C'è il grande impegno, che è un asse portante di tutte le ultime amministrazioni, che è l'impegno contro il jihadismo, il terrorismo, non solo nei luoghi tradizionali come il Sahel e la Somalia, impegno statunitense in Somalia di lunga data, o anche in Nigeria, ma anche più recentemente, per esempio, nel nord del Mozambico. Gli Stati Uniti, lo ricordo, sono stati tra i primi ad aver riconosciuto, sanzionato ISCAP, questo Islamic State in Central African Province, come entità terroristica da combattere. C'è una rete militare diffusa, molto più di quanto si sappia comunemente, c'è questo grande comando americano militare in Africa che si chiama AFRICOM, e si dice, documenti desecretati recentemente di AFRICOM parlano di ben 29 presenze stabili e meno stabili militari degli Stati Uniti nel continente africano. Veramente diffuse su tutto il paese, vedere la mappa è impressionante. E non va trascurato l'impatto della cooperazione americana, di USAID, questo gigante della cooperazione che ha come motto From the American People, che ha migliaia di progetti ed è sicuramente un super donor, è un attore globale della cooperazione allo sviluppo. Penso che abbia come entità simili solo l'Unione Europea e in parte la Cina. Ci sono ancora altri volti degli Stati Uniti
tralasciando per adesso tutto il discorso del neoprotestantesimo, dell'influenza di alcune chiese americane negli Stati, nei paesi africani. C'è il volto delle sanzioni, ad esempio, di alcuni paesi, di alcune entità, di alcuni partiti. Le sanzioni americane pesano perché bloccano di fatto il sistema bancario, quindi è una designazione pesante che ha le sue influenze, come era la sua domanda appunto, sulla stabilità. Noi discutiamo in maniera frequente con la diplomazia americana, ho già citato la visita di Pompeo. Vorrei citare a questo proposito la collaborazione che c'è ancora con lo State Department americano e Sant'Egido, per esempio nella stabilizzazione della crisi del Sud Sudan, con gli inviati speciali americani che vengono al tavolo delle trattative, incoraggiano l'azione di Sant'Egido per risolvere un conflitto che dura da sempre, da prima dell'indipendenza e tutt'oggi. Vorrei fare un'ultima considerazione, perché i percorsi di analisi sono tanti. In Africa si gioca una partita globale, si gioca una partita globale in molti sensi, nel senso delle risorse, del commercio, del debito internazionale, ma anche una partita globale in senso onusiano. Sono tanti i paesi africani e uno vale uno a New York nell'Assemblea Generale. È una partita globale che tutti giocano e in alcuni casi che tutti hanno ricominciato a giocare in maniera diversa, ovviamente. Sappiamo della grande e diffusa presenza in termini economici, di debito, di infrastrutture della Cina. Assistiamo oggi a un rinnovato protagonismo, per esempio, della Federazione Russa in Africa. Pensiamo ad esempio alla Repubblica Centrafricana, è un'altra crisi dove Sant'Egidio è molto attiva. Ma non solo grandi super attori globali, anche potenze di differente livello, come ad esempio la Turchia. La Turchia gioca una grande partita in Africa, che è una partita strana, con reminiscenze ottomane. Pensiamo per esempio alla grande influenza turca in Somalia. Ancora gli Emirati, i paesi del Golfo, hanno un grande ruolo. Io credo che gli Stati Uniti non possano, e qui torno alla sua domanda, non possano evitare di lottare, di giocare questa partita, ne hanno piena coscienza, lo fanno a livello onusiano, mettendo personaggi importanti, pensiamo ad esempio alla Libia, a Stephanie Williams, che è stata acting special representative del segretario generale e che ha di fatto dato un grosso impulso all'uscita della crisi libica. Va giocata, lo stanno facendo. Credo che siamo in un momento di attesa di capire come la nuova amministrazione voglia, da una parte, appoggiare le missioni di peacekeeping delle Nazioni Unite, da una parte, giocare la propria partita. Non è una priorità, ma lo diventerà sempre più, anche perché il continente africano è in crescita democratica, in crescita economica, ma l'instabilità è ancora lì, c'è tutta, è il continente dove esistono più conflitti, per lo più interni, e gli Stati Uniti hanno ancora molto da dire. Grazie a Mauro Garofalo per averci illustrato come il coinvolgimento degli Stati Uniti in Africa stia evolvendo e per aver condiviso con noi la sua esperienza nella comunità di Sant'Egidio e con la diplomazia americana. Il secondo ospite con noi oggi è Leonardo Baroncelli, ex ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del Congo. A fronte della sua esperienza come ambasciatore nella Repubblica Democratica del Congo e in generale nella regione dei Grandi Laghi, crede che la ritirata statunitense sia stata contrapposta a una crescente influenza di Pechino nelle dinamiche della regione? Penso che bisogna fare una premessa. La premessa è che durante la mia esperienza di ambasciatore nella Repubblica Democratica del Congo ho assistito a notevoli cambiamenti nella regione, dovuti principalmente a tre fattori, appunto. Il primo, la presenza al vertice di questi stati di ex guerriglieri che
che avevano conquistato il potere con le armi, l'hanno legittimato con le elezioni, e poi si sono appoggiati alla cooperazione della Cina, appunto per cercare, come si dice, un pochettino di allentare la pressione dei paesi europei in materia di rispetto della legalità e dei diritti umani. Il secondo elemento, la presenza di gruppi armati, soprattutto nell'est congolese, che ha contribuito ad allungare il periodo di insicurezza nella regione, soprattutto, ripeto, nelle province orientali dell'est congolese, dove ci sono le risorse minerarie. Il terzo elemento è che abbiamo assistito anche all'arrivo di nuovi attori politici e economici, quindi accanto ai paesi europei, agli Stati Uniti e alla Cina, abbiamo assistito anche, potremmo dire, all'ingresso di altri paesi quali appunto l'India, il Sudafrica, la Turchia e la Russia e soprattutto i paesi del Golfo, che hanno cominciato appunto a investire nella regione nell'ottica di promuovere l'islamizzazione della regione, che oggi purtroppo vediamo con i nostri occhi, a uno stadio avanzato, soprattutto nell'est congolese, ma anche nel resto del paese, appunto, islamizzazione dovuta a questi investimenti dei paesi islamici che hanno aperto moschee e centri islamici. Quindi direi che la mia esperienza, se non si è assistito se non si è assistita a una ritirata vera e propria degli Stati Uniti, però si è assistita a una certa perdita di posizioni a favore della Cina, che appunto che è forte nel suo approccio economico-finanziario, ha guadagnato posizioni appunto grazie, ripeto, all'approccio basato sulla concessione di prestiti a tassi agevolati, sulla costruzione di infrastrutture per modernizzare appunto i paesi appunto beneficiari e soprattutto per ottenere quelle materie prime di cui la Cina ha estremamente bisogno per poter alimentare la propria economia. Questo è un po' il quadro, che ho conosciuto io. Ecco, non so se posso anche parlare della situazione odierna, delle prospettive. In termini, direi che durante la presidenza Trump gli Stati Uniti hanno perso ulteriori posizioni, ma non penso che queste posizioni sono state guadagnate dalla Cina. Penso che siano state guadagnate da quella molteplicità di nuovi attori economici e politici presenti nella regione. Quindi in conclusione sarei portato a propendere che la nuova amministrazione americana appunto probabilmente ha le maggiori capacità politiche, economiche e militari per fronteggiare anzitutto l'avanzata della islamizzazione nella regione, ma soprattutto per rilanciare la lotta alla povertà, che malgrado appunto la presenza cinese non ha subito cambiamenti apprezzabili. Penso che gli Stati Uniti siano meglio attrezzati oggi come oggi per svolgere ancora un ruolo importante nella regione, fermo restando però la notevole presenza economica cinese, che indubbiamente ha cambiato i punti di riferimento, che ha cambiato i fondamentali nella regione. Di ritirata vera e propria, quindi, non parlerei per gli Stati Uniti. Penso che se di ritirata si deve parlare, questo vale forse per i paesi europei, che non hanno né le capacità politiche, militari e i margini di manovra degli Stati Uniti, né la potenza economica finanziaria della Cina. Grazie all'ambasciatore Baroncelli per averci parlato della crisi degli attori tradizionali e le strategie dei nuovi attori emergenti in Africa subsahariana. Thank you.
In questa puntata quindi abbiamo visto come l'Africa non è una priorità per gli Stati Uniti, non lo era con Trump e probabilmente non lo sarà con Biden. Tuttavia Washington è ancora presente nel continente, sia come forza diplomatica che come forza militare. Gli Stati Uniti non hanno, quindi, portato a compimento una vera e propria ritirata, ma hanno di sicuro perso posizioni a fronte del nuovo ruolo della Cina, che propone un approccio economico-finanziario basato sulla concessione di prestiti a tassi agevolati e investimenti infrastrutturali. La crescente presenza cinese in Africa, inoltre, ha dato modo ai gruppi guerriglieri di allentare la pressione dei paesi occidentali in materia di rispetto della legalità e dei diritti umani. Pechino non è l'unico attore emergente in Africa, però. In particolar modo, i paesi del Golfo hanno iniziato a investire nella regione, nell'ottica di promuoverne l'islamizzazione. In Africa si gioca dunque una partita globale che vede una molteplicità di attori tradizionali ed emergenti confrontarsi in vari campi, da quello economico a quello militare. Gli Stati Uniti non potranno tirarsi indietro se vogliono difendere la loro leadership. Questa puntata di Scacco Matto finisce qui. Nella prossima parleremo di come il rapporto tra gli Stati Uniti e l'America Latina sia cambiato dopo la fine della Guerra Fredda e quale ruolo questa abbia assunto nell'agenda delle amministrazioni statunitensi di lì in avanti. A presto!